Ah, Simona, mi sento libera e rinata. Oh, finalmente una buona notizia. Complimenti, mi fa piacere, ma cosa hai fatto? Ho finalmente smesso di contare le calorie per dimagrire. Oh, brava, e come va la tua alimentazione? Benissimo, mangio di gusto. Ieri ho mangiato due pizze, quattro gelati e poi non so, tanto non conto più le calorie. Ma dici che è troppo? Ciao amici, lo sapete che molte delle persone che mi contattano per dimagrire senza dieta lo fanno perché la parola dieta non farà mai più parte della loro vita. Gli fa venire l'allergia o l'orticaria. Molti hanno uno stile di vita incompatibile con la dieta. Troppi impegni, troppi viaggi, orari di lavoro irregolari. Magari non sopportano di essere costretti a mangiare niente di questo e niente di quello. Altri decidono di tagliare i ponti con la dieta dopo anni e anni di diete punitive, punizioni, privazioni, ma soprattutto frustrazioni. Perché nonostante tutto l'impegno, i risultati lasciano molto a desiderare. Poi c'è chi con la dieta proprio non riesce a dimagrire, oppure chi dimagrisce all'inizio, ma poi recupera i chili persi, eppure con gli interessi, come si dice sempre. C'è chi si è stressato così tanto che magari alla fine della dieta è riuscito a dimagrire, ma non riesce a sentirsi felice e contento come sperava. Ma infatti io l'ultima dieta mi sono detta, meglio fuori misura che fuori di testa, bella no? Certo, lo capisco. Però non è nemmeno giusto rinunciare del tutto a sentirsi più leggeri, più comodi, più liberi di muoversi, a vedersi più magri, a vestirci come ci pare piace, come vorremmo. A questo punto dovete credermi, l'unica soluzione che funziona si chiama alimentazione consapevole e non parte dal piatto, ma dalla testa. Simona, scusa, lo sanno tutti che la testa non si può cambiare. Ma come no? Bisogna dimenticare la testa della dieta e ricordarsi di avere una testa da alimentazione consapevole. La testa della dieta è basata su due parole: ridurre ed eliminare. Non sono parole positive, sono parole privative. E allora vi chiedo, come possono costruire un corpo nuovo? Se non impari ad avere un atteggiamento, un mindset diverso, appena smetti di seguire la dieta imposta da un altro, ritorni a seguire la dieta fantasma imposta da te stesso. Oggi tutti parlano di dimagrire senza dieta, anche molti professionisti, ma poi cosa fanno? Mantengono la testa della dieta e ti propongono dei cibi più leggeri, più sani, più naturali, ma con la stessa testa. E lo dimostra il fatto che se dimagrire senza dieta fosse così facile, nessuno avrebbe più bisogno di dimagrire. Oh, bel discorso! Ma una poi in pratica cosa fa? Secondo la mia alimentazione consapevole, il cibo non è solo una quantità di calorie e di nutrienti da buttare giù, ma è uno strumento per conoscere meglio te stesso, le tue reazioni, le tue pulsioni, le tue dinamiche, il tuo viaggio interiore verso un nuovo equilibrio metabolico. Così dimagrire non è più un'ossessione, ma la naturale conseguenza del tuo nuovo stato di salute, di benessere e di consapevolezza. E prendete nota, amici, che ne sto parlando io di consapevolezza, di alimentazione consapevole, perché fra un po' ne parleranno tutti, vedrete, come il dimagrire senza dieta. Inizia a osservarti e notare quali reazioni il cibo provoca in te, reazioni fisiche, emotive, energetiche e anche spirituali. Questa è l'alimentazione consapevole. E solo questa è la verità che ti può guidare verso la scelta di un alimento o un altro. Ma come faccio a capirlo? C'è un bignamino per caso? La risposta te la dà il tuo corpo e nessun altro. Ma se hai bisogno di capire come capire le risposte del tuo corpo, puoi chiedere a me. Ho creato una masterclass per dimagrire in salute e senza dieta con la mia alimentazione consapevole. E lì non trovi l'ennesima dieta preconfezionata e imposta da qualcun altro, ma impari a conoscerti, a capirti. E questa è l'unica strada per dimagrire in modo definitivo. In questo video ho già detto molte cose che nessuno rivela e che possono trasformare la tua vita per sempre. Ma oltre a questo, se vuoi essere seguito da me personalmente nella mia masterclass che dura 3 mesi, potrai seguire un percorso che ti aiuta a passare dalla testa della dieta alla testa dell'alimentazione consapevole una volta per tutte.
Se vuoi sapere nel dettaglio come funziona, oltre a questo video ho preparato un video training che ti spiega nel dettaglio come funziona e trovi il link qui sotto. Sarò in diretta il giorno giovedì 19 maggio alle 19, non puoi dimenticarlo, e rivelerò i segreti per dimagrire senza dieta una volta per tutte, senza riprendere i chili persi, con uno stato di energia, benessere, controllo e sicurezza interiore mai provato prima. Tutto quello che devi fare è compilare ora il modulo di iscrizione lasciando i tuoi dati e io ti spiegherò tutto via mail. Ti aspetto nel video training allora. Ciao! Quindi resta centrato nella consapevolezza e noi ci vediamo nel prossimo video. Nel frattempo, ma sempre più trendy e sani, con Simona Vignali, naturalmente. Ciao!